Ok. Devo cambiare il titolo della live, no? Come al solito sono in ritardo. E voilà. Ok. Ho anche alzato il volume rispetto al volume che avevo prima. Tra l'altro, perché non si sente? Ah, questo è strano. Ok. Adesso si dovrebbe sentire. Decisamente si sente. Sbaglio, il gioco sembra molto lento. La musica. Mi sembra troppo lenta la musica. Ok, è crashato adesso. Perfetto. Sembra sentirsi bene. Mi piacerebbe avere qualcuno per confermare. Nice. Ok, allora so dove dobbiamo andare. Qua, nella caverna, senza affrontare nessuno possibilmente per il momento. Scappiamo da tutti, scappiamo anche dal vecchio qui, scappiamo da questa infermiera, per favore. Arigaishimasu. Dobbiamo tornare indietro. So la strada che dobbiamo fare questa volta. Ho dei super repellenti ancora. Se vado di qua dovrei andare, procedere per la strada giusta. Devo tornare indietro, infatti.
strada Vittoria, la via Vittoria, e devo sfidare questo vecchio. D'accordo, siamo pronti. Non voglio che Blissey sia il mio primo Pokémon, però dobbiamo allenarci gli altri. Piccione al condivide esperienza, per cui Wargaru, è il tempo per te di fare un po' di esperienza. Posso percepire che il tuo Pokémon ha tanta fiducia in te. Tu e i tuoi Pokémon sembrate così, sembrate essere Aglow. E Aglow, per la cronaca, sta a significare ardente. Ok. Mi sembra un... Ok, almeno durante la lotta va bene. Un bel Porygon Z. Danza spada. Ti pareva? Mi sa che a questo punto il condivido esperienza faccio prima a darlo a Garchomp, perché cioè, con tutti i team del mondo conoscono Geloraggio. Conosceva anche Fulmine. Dai, conosci anche Palla Ombra, vero? Ti prego. Perlomeno lasciami combattere in qualche modo. Bene, sta addormendo. Fantastico. Altra esperienza per Blissey, I guess. Golem, d'accordo. Peccati 940 di danni addosso. Typhlosion. I'm gonna be honest, lascerò che mi uccida. Oppure posso usare Soft Boy. No, ha crittato. Oh, Malphite. Volevo farti ricurare i Pokémon, infermiere. Grazie che l'hai fatto lo stesso. Tuttavia, non ce n'era bisogno. Coraggio. Allora, il tizio in basso a sinistra lo dovevamo sconfiggere. Quindi sconfiggiamolo. Sono uno psichico, vedo il futuro. Beh, immagino che tu veda il futuro, ma non vedo come la tua abilità di vedere il futuro possa proteggerti dal porca cosa ti protegge. Il doppio team di Gengar ti protegge. Tuttavia non esagerare con doppio team, per favore. Ok, meno male. Sono stato fortunato. Guard War, va bene. Non ha effetto su Guard War, perfetto. Sono stato letteralmente umiliato da Guard War. Fortunatamente Pietra Taglio è andata a segno.
Executor, va bene, tipo psico. Erba. Dragartigli. Grandioso. Espion, tipo psico, va bene ancora. Caspita. Power Gem, cos'è? Gem Forza. Sì. Ovviamente. Wow! Con un HP. Con un HP mi era nuova. Forse di tipo roccia. Buono. Ottimo. È uno sconfitto, anche se poteva andare meglio. Yama, vabbè. Usiamo questo. Questo. Coso, questo. Repellente. Si scende di qua. No, non dovevo scendere di qua. E da qui si sale in un posto nuovo. Cioè, non è proprio un posto nuovo, ma comunque il posto dove dovevamo andare. C'era questo vecchietto da affrontare. Questo vecchietto molto energico. Riesco a sentire che i tuoi Pokémon hanno comunque la tua fiducia in te, l'ardore, eccetera, eccetera, tutti quei discorsi. Già. Allora, Dusk Noir. Storia di raggio. Ok. Shadow Punch. Ah, giusto, io non posso colpirlo. Va bene, maledizione. Insegnerò Assorbipugno a Dusk Noir. Senza dubbio, appena questa battaglia finirà, lo insegno. Quel povero Porygon è avvelenato ed è affetto dalla maledizione. Il prossimo Pokémon sarà un tipo fisico. Golem, infatti.
se switchiamo. Userà, altrimenti ci userà un martel pugno addosso di cattiveria. No, Golem può usare rotolamento perché io sono passato a lui. Vabbè, non mi ucciderà con la prima botta di rotolamento. Vero? Con pietra taglio potrebbe, infatti. Vabbè, non importa. Dovevo passare d'acqua. Dovevo essere più ragionevole. Io dovevo usare Surf. Si vede che non sono molto in forma. Dov'è la mia acqua? Ah, laggiù. Tangrow tipo erba. Evoluzione di Tangela. E mi piace anche un sacco. Guarda, giù su danza spada. Mi paralizza. Fortunatamente sono solo paralizzato, non sono addormentato. Questo però potrebbe essere un problema. Usiamo questa ricarica totale. Non mi preoccupo troppo dei Super 4. Empoleon potrebbe causarmi i problemi. No. Spero di no. Ho usato un'altra volta danza spada. Totalmente non necessario. Ed ecco i problemi che mi avrebbe potuto causare Empoleon. Un altro gelo raggio. Vai, Blissey. Ora siamo tutti con te. Caspita, per Forbecco. Mi va bene se usi per Forbecco. Quanto sono? Vabbè, abbastanza da per ucciderti. Vabbè, Blissey al 72 arriverà al 100 prima o poi. Explosion, va bene. Eruzione. Eruzione sarà speciale? No. Cioè sì, sarà speciale, decisamente. E fallisce anche quello. Guarderemo morire. È letteralmente un cheat giocare così. Ah, lo capisco adesso. Bene. Quanto è lento. Ok. Wait. Qua c'è un... Perché qua c'è un... c'è una spaccatura? Chi c'è qui dentro? Io sarei dovuto uscire da qui. Vabbè. Non importa, a questo punto cioè, vediamo un po' chi c'è dentro. Usiamo la catena rossa, vediamo un po'. Ghiao. Ah, Moltres. Salve, Moltres. Facciamo che ti catturo molto velocemente. Molto efficace contro il fuoco, eh. Ah, perché ho usato di nuovo forza lunare? Vabbè, continuiamo a usare forza lunare a questo punto. Non
saprei che usare adesso. Provo una Scuroball. Ecco cosa uso. Eh no, non ce l'ho fatta. Probabilmente lo ucciderei con un altro Moonblast. Vediamo un po'. E infatti l'ho ucciso. Scomparirà adesso? No, è sempre lì. Potrei usarlo per allenarmi. In effetti. Posso usarlo per allenarmi, sì. Cosa hai fatto? Attacco aereo. D'accordo. L'ho ucciso? Ah, non volevo. Scusami. Vabbè, non fa nulla. Sappiamo che Moltres è qui. Sì, ma... Allora io dove devo andare? Dove dovrei andare io? Qui a destra? Sì. Ok, è l'ultima strada rimasta. Devo insegnare a Sorbipugno a Dusknoir. Devo vedere come si chiama in inglese Sorbipugno. Drain Punch. Ok. Eccolo qui. Tra l'altro ha 75 di potenza. Posto di maledizione. Forse dovevo farlo al posto di destino obbligato. Ma vabbè, chi se ne importa. Flygon. Mi piace Flygon. Bel Pokémon. Davvero bel Pokémon. Io uso Uragano e io uso Extra Sense. Anche se avrei Forza Lunare. Non dimentichiamoci che è un tipo Drago Terra. Ok. Ora sostituiremo a Dusknoir e vedremo com'è la sua nuova mossa. D'accordo. Storia di raggio. Ok. Facciamo... proviamola. Non è stata malissimo. Però non devo sostituirlo. Purtroppo su Aerodactyl non è super efficace. Però adesso abbiamo una mossa per colpire i Pokémon di tipo normale. Ok, livello 65 piccione, ottimo. Gyarados. Gyarados. Piccione. Perché? Boh, non lo so. Probabilmente è stata una pessima scelta. Addormentiamolo.
Esatto, pessima idea. Idrondato. Non saprei. Mando tutti a morire. Vabbè, terremoto. Almeno si è addormentato. Forza, Guargaro. Fagli vedere chi comanda. Forse ha effetto pietra taglio. Beh, se manco non avrà mai effetto. Vabbè, a questo punto mi rimane solamente Bliss. Non volevo farlo. Mi hai costretto tu, allenatore di Drago. Comunque Gyarados non è di tipo Drago. Mi stai dicendo che Aqua Tail è una mossa fisica? Mi stai davvero dicendo questo? Capisco. Va bene. Ha senso quello che sto per fare? No, non ha molto senso. Prego, carne da macello. A oltraggio. Ok. Vai. Devo solo perdere tempo. Va benissimo. Va benissimo. Mi va molto bene. Oh, si è confuso, perfetto. Aspettavo questo. Ok. Ottimo. Sismictos. Ok, Aqua Tail non mi spaventa se non critta, perfetto. Magnifico. Dovrebbe essere è l'ultimo allenatore, vero? Era l'ultimo. Ah, aveva un altro Pokémon. Oh, 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 no, ci manca. Non ho un'iperpozione? No. Ah. Ah. Mio Dio, ho mancato, che culo. Che fortuna ho avuto, ho vinto. Ho avuto una fortuna sfacciata. Va bene così, va bene così. Va benissimo così. Che hai da dirmi? Quando due strade divergono, devi scegliere la strada meno attraversata. Sono d'accordo. È finita. Ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Che c'è qua dietro? Niente. C'è davvero nulla? Zero? Tra l'altro guardate il mondo dietro che non si genera. Alcuni bug sono presenti, ma cercheremo di ignorarli. Che fica! Che bella! Sì, sì, voglio riposare i miei Pokémon. Non la voglio affrontare ora, anche se avremo il tempo di farlo. Non importa se vai piano. Nessuno, neanche quante sfide accetti. Io non mi arrendo. Non finché non avrò battuto gli Elite Four. Queste sono le stanze normali dei Pokémon Center, vero sì? Che cos'è la Lega Pokémon? Che cos'è la Lega Pokémon? Non prendere la mia parola, però accetta la sfida e... Cioè, non prendermi in parola, ma accetta la sfida ed fai da solo l'esperienza. Ciao allenatore, sono un collezionatore di macchine tecniche e le ho tutte. Vuoi... Che ti dia un... Aspetta un attimo. Cosa mi stai dando? E perché ci stai mettendo così tanto? Non ho salvato, sai? In alto...
Ti prego. Alright, come back again. Aspetta un attimo, che cosa hai fatto? Fammi salvare prima che... prima di controllare, ho paura. Mi hai dato tutte le MN? Cioè, le MT, cioè? Ah, no, semplicemente penso che mi abbia refullato quelle che già avevo. No, ce ne sono di più. Ce ne sono di più. Che cosa vendete voi? Allora, vendete anche le ricariche totali? Che gentili che siete, ne... le altre regioni non lo fanno, davvero. Vendete mica... revitalizzanti max, no, vero. Comprerò i vostri sciocchi revitalizzanti, allora. Cure totali non penso mi servano a questo punto. Va bene così. Grazie mille. Tu invece cosa vendi? Un sacco di Pokéball che non userò mai. E in effetti potrebbero servirmi. Prendiamo qualche scuro. Qualche Velox Ball. E Netball? Sì. Mi viene voglia di catturare anche i leggendari di questo gioco. Baseball non mi serve. E questa non mi serve. Vediamo un po'. Allora, con che Pokémon farò la lega? Allora, girati, sì, sicuramente. Ma se Giratina è un tipo drago spettro, questo renderebbe Dusk Noir inutile. Sinceramente non voglio neanche usare Giratina. Forza Sfera, Drago Pulsar. Non lo so. Cioè, ho già un tipo drago e un tipo spettro. A parte mi servirebbe un tipo fuoco. Vogliamo allenarci facendo la lega? Vogliamo allenare Charizard facendo la lega? Allora, ma sì, facciamo un tentativo così. Allora, condivide esperienza. Ce l'ha lui. Oggetti. E a chi lo diamo? Oh no, cosa, tienitelo. Give. Ok. Tu ti tieni il condivido esperienza. Ne farai buon uso. Forse possiamo fare qualcosa per le mosse di Dusk Noir. Allora, controlliamo le mosse di tutti. Che a questo punto siamo alla fine. Allora, Sbadiglio è chiaramente utile. Extrasenso è una mossa di tipo psico, quindi può servire. Volo è una mossa di tipo volante che in questa mod fa 100 di danno. Come potete vedere fa 100 di danno. Strasenso fa 80 di danno. Se va su e giù, ok, switcho Pokémon direttamente. Lui usa Dragartigli, Terremoto, Danza Spada e Pietra Taglio. Mi sembra perfetto. Menafi ha Magibrillo. Il problema è che ha Surf. Surf e Cascata. Che non mi servono. Surf e Cascata non servono. Dovrei volare dal dimenticamosse. E però che mosse gli insegno?
Perché ha il fortunuovo poi? Smettila di tenere il fortunuovo in mano. Ti meriti un oggetto che faccia danno. Allora, oggetti. Dai. No, ho sbagliato. No. Oggetti. Dai. Qualcosa che ti faccia fare del danno. Magica devo cercare. Sembra di averla. Forse. No, non ce l'ho. Niente acqua magica. Mi sa che ce l'ho in un altro gioco. E allora che item gli do? Gli occhiali? Ma perché no? Vediamo un po' qualche mossa che posso insegnare a Menafi. Vediamo un po'. Tail Glow, ok. Surf. Ah, usano Surf su su Menafi. Poi Psichico e Riposo. Come mai Psichico e Riposo? Ah, perché lo evasano in HP. Ci sarebbe. Ok, Tail Glow e Surf c'è sempre. E anche Psichico se c'è sempre. Inoltre gli aggiungono un geloraggio, che effettivamente mi farebbe comodo. Quindi andiamo dal dimenticamosse e gli facciamo dimenticare cascata. Vola. Chi è il dimenticamosse poi? Stava qui. No, mi sembra che qua c'era il... No, non... Allora. A Orbra c'era il dimenticamosse. Sì, perché non si ricordava chi era. Mi ricordo. Di Orbra. Ecco. Dunque, era in una casa in basso. Qui forse? No. Decisamente non era qui. Non era. Forse qui? No. Era un vecchietto della città, coraggio. No. Quanto sono grandi queste case poi? Dove lui abitava in una casa piccola. Di qua si esce da Orbra. Forse qui. Eccolo qui. Chi ero ancora? Ah, sì, giusto, sono il dimenticamosse. Vorrei che Acqua dimenticasse... questa mossa qui. Perfetto. E che imparasse geloraggio. Geloraggio. Cosa? Ho detto di no per caso. Ah, l'ha imparata perché giustamente non aveva quattro mosse. Quindi va bene, a posto, perfetto. E con acqua siamo a posto. Allora, Charizard, cosa sai usare? Allora, tu sai usare Air Slash, Belly Drum, che ti massimizza l'attacco, che non serve a nulla per i tuoi HP. Lanciafiamme, Drago Pulsar vanno benissimo. Queste tre mosse vanno benissimo. Belly Drum non va bene però. Quindi vabbè, potrei farlo anche direttamente. No no no, nulla, piccione sta bene, piccione sta bene. Andiamo. Voliamo a Pastoria. Perché c'è il ricorda mosse, quello che conosce tutte le mosse. Dove sarà? Dove sarà? Mi sembra che fosse in basso. Qui a destra si scende? No.
scende di qua. Qui forse? No. Forse qui? No. Forse qui. Eccolo qui. Sì, sì, sì. Voglio che mi insegni. Voglio che insegni a Charizard qualche mossa. E probabilmente vorrei tipo qualcosa come Dragodanza. O Danza Spada anche lui. No, Danza Spada non gli servirebbe. E neanche Dragodanza, ora che ci penso. Di sicuro non mi serve un'altra mossa di attacco. Ruggito. Drago Spiro non serve. Mira di Drago neanche. Questa è una mossa fisica. Flash no. Scary Face. Non mi serve ridurre la velocità. E in tutto questo puoi insegnare a Charizard. Che delusione. Vediamo un po' se posso insegnare io se ho io qualcosa che aumenta l'attacco speciale. E magari anche la difesa. Potrei insegnargli fulmine, a caso. Ok, ritorno. Fossa psichico alla ombra. Brick break. Doppio team. Riflesso. Onda shock. Lancia fiamme, lo conosce. Forza segreta? No. Riposo, no, attrazione, no. Furto all'acciaio. Skill swap. Snatch. Surriscaldamento? No. Mi riduce l'attacco speciale? Un po' inutile. Falso finale. Scald. Vampata? No, sì, idrovampata. Sapete che potrebbe essere... No, sarebbe inutile. Semmai una mossa di tipo erba dovrei insegnargli. Wild Charge. Anche l'utilizzatore prende danno. Resistenza, assorbi pugno. Esplosione. Shadow Glow, Playback, Recycle, Giro Impatto. Che, la gente che cosa mette su Charizard di solito? Cerchiamo un po'. Vediamo un po'. Cos'è questa mossa? Rust. Trespolo? Ma com'è Trespolo? Come sarebbe Trespolo? Ma no, non gli insegna Trespolo di sicuro. Laccio erboso. Nah. Uragano. U-turn per sostituire. Sostituto. Falce cannone. Cannon flash. Distorta zona. Possibile che non ho una mossa che aumenti l'attacco speciale? Trespo. Dai, non ho una mossa che aumenta l'attacco speciale, siamo seri. Bulk up? No, attacco e difesa. Slavina, tossina, ruggito. Calmamente. Attacco speciale, difesa speciale. Non la puoi imparare, Charizard, vero? E infatti non la puoi imparare. Aspettiamo, cerchiamo una mossa buona per Charizard. Forza segreta, giorno di sole. Non ho turni da perdere con Charizard. Blizzard. Verraggio, light screen. Ah. Protezione, pioggioranza. Salvaguardia, frustrazione. Thunderbolt.
Geralt. Qual è la differenza tra Thunderbolt e Thunder? Che questo c'ha 90 di potenza e questo 110. Ok. Terremoto, ritorno. Psichico. Doppio team. Lanciafiamme, Sludge Bomb. Fire Blast, cioè fuoco bomba. Rocciotomba. Aera Lace. È fisica. Niente, non ho... No. Può imparare Energy Palla per caso? No, non può imparare Energy Palla. Vabbè, a questo punto gli insegnerei Drain Punch. Può impararlo? No. Embargo. Ronzio? No. Esplosione. Vendetta. No, garanzia, cioè. Riciclo. Sentite, insegniamogli fulmine. Perché mi sono rotto il cazzo. Insegniamogli uno dei due fulmini. Facciamo Thunderbolt. Allora, Thunder a 10. Accuracy 60 però. No, gli insegniamo Thunderbolt. Non può imparare Thunderbolt. Thunder invece? Neanche. Ma non impara niente. Solo a raggio lo impari? Davvero? Impari solo a raggio? A me va bene, sai. A me va bene se impari solo a raggio. Va bene, siamo a posto così? Possiamo affrontare la lega così? Dovremmo essere a posto. Vorrei cambiare il destino obbligato di Ask Noir, che non mi piace. Con qualcosa che lo buffi. Esistono tante cose che buffano l'attacco. Vediamo un po' il ricordamosse che cosa può insegnare ad Ask Noir. Perché altrimenti gli potremmo insegnare ad esempio Gelo Pugno o Tuono Pugno. Gravità, vabbè, non ci interessa. Blind. Ombra notturna. Che fa danno in base al livello del nemico. Disable, Astonish no. Foresight. Inseguimento, garanzia, maledizione, palla ombra, no? E Future Sight, che non fa danno perché è speciale. Ma lo sguardo, niente, non può imparare molto. Potrebbe imparare, come ho detto, Gelo Pugno. Però preferisco che si buffi. Qualcosa per buffarti l'attacco ce lo devo avere. Calmamente. Aumenta la difesa speciale e l'attacco speciale che non uso. Bulk up. Aumenta attacco e difesa. Mi sembra perfetta. Non lo puoi imparare. Perfetto. Ritiriamoci su Gelo Pugno. Oppure, visto che non ho una mossa di tipo elettro, potrebbe imparare Tuono Pugno. Mi sa che a questo punto gli insegniamo Tuono Pugno, che dite? Potrebbe anche paralizzare. Gli insegniamo Tuono Pugno o Gelo Pugno? Qual è la probabilità che è Gelo Pugno? Fatemi vedere qual è la probabilità che venga congelato. 10%. E invece Thunder Punch
la possibilità che sempre 10%. A questo punto preferisco gelo pugno. Posto di destino obbligato. Sì. Ok. Bene, abbiamo una squadra. Più o meno. Sono sottolivellati, ma hanno delle buone mosse adesso. Voliamo alla Lega. Devi controllare i messaggi. User your 123, grazie mille. Ok, ho risposto ai messaggi. Che dite, vogliamo provare a fare la lega? Che ore sono? Vabbè, proviamoci una volta, poi andremo a sfidare gli allenatori. Se non riusciamo a proseguire. Barry? Aspetta, non dimenticarti di me. Stai sfidando la lega, non è vero? E questo è il motivo per cui sono qui. Vediamo un po' chi è che è in grado di... Vediamo chi è più in grado facendo una lotta con me. Mi manda in campo Staraptor, a livello 70. E beh, non sei molto gentile, lo sai. Doppio taglio. Ti sei fatto malissimo per farmi così male. Va bene. Ci sto. Affare fatto. Usa doppio taglio su acqua, per favore. Userai doppio taglio un'altra volta, vero? Sì. Ok, perfetto. Gelo raggio. Il mio acqua è cambiato dall'ultima volta. Già sento i benefici del cambiamento di mosse. Breloom. Sarà più veloce di acqua? Se non lo fosse... Non lo è. Va bene. Sono morto, però è un ottimo test. È un ottimo test. Vai Charizard, vediamo un pochino come cosa sai fare. Di solo al raggio. Lo dovrebbe caricare. Ovviamente la ricarica totale. Madonna! Charizard! Mi fai paura così, quello non era neanche un critico. Dio santo! Cos'è Flare Blitz? No, no, non ho bisogno di mosse che prendono danni, soprattutto se sono fisiche, Charizard. Lascia stare, non imparate certe mosse. Heracross è di tipo coleottero. Ma hai tutti i Pokémon al 70, te li sei fermati. Pietra taglio. Mi ha fatto male. Pietra taglio mi ha fatto male. Perché? Perché ti sei avvelenato da solo? Quello è il mio lavoro. Va bene. Piccione, dimmi che sei più veloce. Dimmi che sei più veloce. Grande. Bravo, bravo, bravo. 1000 punti esperienza. Azumarill. No, Azumarill no. Non te lo faccio affrontare. No, è di tipo folletto. Vai, Blissey. Ok. Tossina. Subito così. Tra l'altro Blissey è più veloce di Azumarill. Scusatemi, ma... Allora, Playraft è gioco di ruolo? Allora. Tanto tuono pugno. Non gli ho fatto niente, ma va bene.
No, play rough è carineria. Che è una mossa di tipo folletto. Capisco. Capisco. Che gli dico a questo? Niente, lo fa lui, fa tutto lui. Pietra taglio e sono morto. Ok. Ah, invece so cosa dirgli. So perfettamente cosa dirgli. Zuffa, va bene. Oh no. Oh no, Snorlax. Oh no. A parte che risponderei qui a fianco. Che cosa ho fatto? Ho usato una super pozione per testare i danni di Snorlax. Vabbè, danza spada. Fai il tuo peggio, Snorlax. Ancora? Terremoto? Terremoto. Vabbè, sentite, avete rotto il cazzo di grittare però. E 8000, prenditi, te li regalavo, Barry. Te li regalavo sul serio. Posso sfruttare Barry per farmi salire di livello Charizard però. Questo Charizard è una bestia. Sì, lo so che vuoi lottare contro di me. Che deve fare Mo Charizard? Lo devo sostituire. Sì. Purtroppo è sottolivellato. Gelo raggio! Relum. Va bene, vai, vai, combatti ancora. Gli siamo un gelo raggio e speriamo di congelarlo a caso. Semitraglia. L'ho sempre detto che semitraglia era una mossa fortissima. Anche se avevo un HP questa volta. Ma va bene, era una mossa fortissima. Zitti tutti. Allora, lui adesso si curerà, userà una ricarica totale, come se non lo sapessi. Per cui io lo addormento. E poi spicco il volo. Ah, voleva paralizzarmi, eh. A faccio Rockaz. Come si dice tra i morti. Certo che sei diventato forte, sai. È 99 di attacco. Azumarill. Va bene. Addormento anche lui, sai. Ah, gelo pugno. Ecco perché. Acqua getto, gelo pugno e acqua getto. Possibile che facciano le strategie? Hanno letteralmente fatto la strategia. Vai a Dusmore. Facciamo Thunder Punch. E ora facciamo Storo di raggio. Giusto in caso si svegli. È ancora addormentato, bene. Nice. Infernape. 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 Acqua è viva? No. Vai guardiamo però. Facciamo un bel terremoto. Buono. Ottimo. Heracross. Andrà bene, mi fido. Storo di raggio. Vabbè, lui si protegge da storo di raggio che verrà. E viene avvelenato, ok. Ti confondo anche giusto per il critico di pietra taglio. Signori.
Va bene. Mi domando perché io non posso mai crittare. No, se usasse pietra taglio su Blissy sarebbe la fine. Fine. Danza spada. Detesto voi Pokémon che usate Zuffa così. In questo modo barbaro. Che faccio adesso? Uso counter e spero di sopravvivere? Ma non ci spero neanche. Quello ha anche Mega Corn, giustamente. Guardate che corno che ha. Sembra un... non lo posso dire. Però va bene. Tutte queste sconfitte ci faranno... ci fanno aumentare di livello Pokémon. Magari Charizard non sarà il primo. Mettiamo acqua come primo. Come state vedendo, ho comprato un milione di revitalizzanti, ma non li sto usando. Perché comunque non ce la faremo ad affrontare la Lega in questo stato. Almeno i Pokémon a livello 60 70 dovrebbero essere. E Charizard soprattutto. In particolar modo. Forse dovrei curarmi qui. Lui si suiciderà, vero? Dovrebbe suicidarsi. Non che abbia problemi a buttare soldi in questo gioco, tanto ne ho. Perché Infernape? Hai qualche sorpresa, Infernape? Hai usato Close Combat, quindi... ah, mi ucciderà in questo modo. Effettivamente mi ucciderà. È più veloce di me. È tanto più veloce di me. Eh no, questa volta non ha effetto. Tu che sei un tipo fuoco. Ottimo, ha fallito. Però sei anche un tipo lotta. Volo? Sono morto? Non sono morto. Questo è tanto, significa moltissimo. Se non sono morto qui è perché ero livello 66 e non livello 65. Non vorrei che fosse chiara questa cosa. Keep battling, mi ucciderà, ma va bene, lo addormenterò almeno. E invece no, perché usa acquagetto. Allora. Vai, Wargaro. Mi piacerebbe usare danza spada in maniera che me lo trovo buffato anche per dopo. Ho fatto un errore madornale perché quello conosce già la pugno. Vogliamo fare a cazzotti allora? Ma chi tronda? Cioè devo sperare che si colpisca da solo. Carineria. L'ho sempre chiamato gioco di ruolo quello, quelle carinerie. Dai, almeno fammi aumentare di livello. Counter. Invece si colpisce da solo. Seismic Toss. E si colpisce da solo. Counter adesso. Counter. Ottimo. Sì. Muori, crepa. Crepa, bastardo. L'unico che sale di livello è Blissy, com'è possibile? Heracross, no. Heracross mi sa che conosceva pietra taglio, vero? Mi sa proprio che conosceva pietra taglio. Sì. Aia. Itai. Non siamo ancora pronti per questa battaglia, forse? E acqua era più veloce.
Megacorno. Faccio... caspita. Fa male Megacorno. Vede il suo veleno, non si importa niente. Wagatta, wagatta, ho capito, vado a farmare. Avrei potuto farcela con Gaia. Ma voglio farcela anche senza. Ora che abbiamo i Pokémon, facciamo che torniamo indietro e sfidiamo tutti quegli allenatori che abbiamo lasciato in sospeso. Ho bisogno di cascata per scendere da qui, D'accordo. Allora faccio il giro dall'altro lato. For me, there is no problem. Che facciamo? Usiamo un repellente. Così non perdiamo tempo. Stanno in basso. Eccoli lì. Ok. Non ho scala roccia. Che faccio? Non posso passare di qua. Maledetto. Cioè mi serve o scala roccia o cascata per affrontare quegli allenatori. Questa non è una cosa giusta. Che faccio, continuare ad affrontare Barry? Cosa sono queste poi? Survival area, fight area, resort area. Ah giusto, il battle frontier o cose del genere. L'isola di ferro. Queste sono le isole dove si troverà Milotica, penso. E Darkrai. Non Milotic, Cresselia e Darkrai. Corso 201, Orbra, Pastoria. Dove posso allenarmi? Alla Lega contro Barry è l'unico posto dove posso andare. No, non è vero. Potrei risfidare gli allenatori. Posso sfidare gli allenatori che si trovano, che ho già sfidato. Sfidiamoli un paio di volte e poi finisco la live. I believe. In realtà vorrei arrivare a un risultato. Ad esempio lei. Segniamoci il via seeker. Ok. Vuoi combattere? Non posso usare il via seeker? Davvero no? Perché no? Non posso usare il via seeker nella via vittoria. Ma che fregatura. Perché no? Non posso neanche... Che seccatura. Doshio kana, che si fa? Sfidiamo la gente in acqua. Sfidiamo la gente in acqua. Tanto surf ce l'ho. Repellente però lo voglio attivo, grazie. Inizieremo con voi. No? Non volete? Ah, non vi ho sfidati? Perfetto. Proprio quello che cercavo. Ta 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 ta. Ottimo, acqua e Dusk Noir. Ok, gelo raggio su Pelipper. Se funziona, ma immagino di no. Però magari tuono pugno funziona meglio. Idropompa, va bene. Lui si fa danno da solo per aumentarsi l'attacco al massimo. Ok. Ok, Octillery.
saprei. Ok, buffati acqua, buffati. Io uso stordiraggio su Octillery perché mi fa paura. Più che altro, oddio, ci sarebbe quella Zumeril con l'attacco speciale al massimo. Con l'attacco al massimo. E abbiamo visto cosa è successo. Buono, è andata bene per noi. La potenza delle mosse di tipo acqua, ora che ci penso, è aumentata. Se io sostituisco da Dusknoir non dovrebbe prendere troppi danni. Non ha senso fare questa cosa. Morirebbero comunque con un Dazzling Gleam, almeno a Zmeril. Ok. Thunder Punch su qualcuno? O posso provare un Drain Punch? Su Octillery, che è a Zmeril di tipo colletto. E avrebbe poco effetto portare in quel modo. Ok, perfetto. Fine. Erano questi i Pokémon? No, ce n'è un altro. No, ce n'erano altri. Ce n'erano ben altri. Ok, facciamo che mi curo in questo turno. Una cura per acqua. Una cura anche per Dusknoir. Ok. Però pompa su acqua non mi sembra molto efficace come scelta. Lui usa Future Sight. Più che altro faccio un altro Tail Low, chi se ne frega. Cioè, se questi sono i livelli degli attacchi che mi fanno. Posso stordire qualcuno. Potrei stordire qualcuno. Per Alligator? Iniziamo a toglierci di mezzo per Alligator. Senza stordire nessuno. Ecco, vedete, si prepara già con Dragodanza lui. Non gli ha fatto troppo male. Non Surf, ma Dazzling Gleam. Quindi Magibrillo. Stordiamo Feraligator. Non ce n'era bisogno, bene. Giustamente di tipo buio. Ah, e poi acqua si era abbaffata 4 volte l'attacco speciale. Quindi, era prevedibile che gli shottasse. L'importante è salire di livello. Ah, adesso se ne sono ricordati di quell'attacco. Gorbis non l'avevo ancora visto nel Pokédex. L'ho congelato. Bene, e li abbiamo battuti. Non abbiamo battuto neanche questo signore, vero? Potrebbe non sembrarlo, ma in questo momento sono in viaggio. Già, non lo sembra affatto, signore, sei così mingherlino. Mi mandi un Tentacruel, dai, non dire cazzate, l'hai catturato qui adesso. E vuoi farlo sembrare come se lo avessi catturato tempo addietro. L'hai catturato qui ora, è salito di 2 livelli, stai dicendo sei in viaggio adesso. Sì, sì, allora anch'io sono in viaggio. Oh, aspetta, è vero. Non è Ah, perché lui non è di tipo buio, lui è di tipo veleno. E vedere i suoi occhi lì così mi hanno confuso. Vabbè, sei anche di tipo acqua. Per cui un bel cazzotto tra i denti non ti farà sicuramente male. Però prima ti confondo, perché mi diverte farlo. Che tattica è usare stordiraggio in questo modo. Un bel tuono pugno in mezzo ai denti. Quello era un critico. Il mio non era un critico. Se ti finissi da solo adesso sarebbe un ottimo momento da registrare con la live. Mi fa piacere che tu abbia compreso. Forse posso girare la luce di un po' per... Tanto piccione nel 67, ottimo. Posso girare la luce di un po' per aumentarmi la luminosità, aspettate. Effettivamente sembra un po' scuro qui dentro. Ok, spero non mi impazzisca la webcam.
Magnifico, mi sembra perfetto. Ok. Posso andare dove mi va tra tutti i Pokémon. I due Pokémon non sembrano essersi stancati molto dal portarti sulle spalle. Fammi vedere quanto è forte. Beh, va bene. Vai acqua, fagli vedere quanto sei forte. Ripensandoci, forse non è il caso che tu affronti una battaglia del genere. È una balena, acqua. E le balene non sono molto amichevoli. Sono cattive. Hanno dei segreti. Secondo te perché sono così grosse? Per mantenere più segreti. Ah, come dico sempre, anche se nessuno lo sa probabilmente, io uso la confusione. Mi piace molto avere la confusione per la possibilità, non che si colpiscano da soli, quella è un'aggiunta, ma la possibilità che non attacchino per un turno. Quella è fantastica, è praticamente l'effetto della paralisi con qualcosa in più. Seeking. No, continuo a combattere. Ho una mossa praticamente solamente per... Quando torni a terra ti do un cazzotto tra i denti. Ecco. Ehi, la paralisi, questo significa che attacco prima io? Eh sì. Potrei provare a curarmi un po' con assorbi pugno, se trovassi un tipo normale. Ehi, Corsola è un tipo normale acqua? Probabilmente no. Intanto la confondo. La tua sassata mi ha fatto male. Drain Punch. Sì, è un tipo normale. Perfetto. Già, non ne puoi più, eh. Alleniamo il nostro Dusk Noir che ha del sustain adesso. Ah, marinaio, non ci siamo ancora sfidati noi, vero? L'unico modo per combattere che conosco, beh... No. La maniera... Ah, l'ho già sfidato. No, c'è un marinaio lì. Un marinaio, un nuotatore lì. Non confondiamo i marinai con i nuotatori, per favore. Ho deciso! Vado alla Lega Pokémon se vinco contro di te. E mi dispiace. Non penso ti sia permesso vincere contro di me. E se in caso tu lo facessi non te lo ricorderesti, quindi... Il mondo è fatto così, mi dispiace. No, che significa me first? No, sto cazzo, ti faccio vedere io come si tira un tuo pugno per bene. Ecco. Quillfish. D'accordo, Quillfish è di tipo buio. Mi sembra che fosse di tipo buio. Ah, se lo fosse potrei dargli un bel assorbi pugno in mezzo ai denti. Ai denti. No, non è di tipo buio, anzi. Vabbè, muori. Non muore. Beh, devi costringermi a curarmi. Quillfish, vediamo un po' di che tipo. Quillfish. Acqua veleno. Ah, ecco perché non è molto efficace. Va bene. No! Sono sicuro che non tipo buio. Che mi sembrava abbastanza un bastardo quel tizio, eh. Beh, c'è la riserva, che fai? Ti faccio usare solo al raggio. Ho davvero fatto usare
a Charizard solo al raggio. E ha funzionato. D'accordo, ho bisogno di curarmi. Alla lega mi curo. Ma dai, continuiamo. Voglio allenarmi, devo diventare più forte. Molto più forte. Non mi sono allenato Charizard alla fine. Questo condivide esperienza serve di più a Charizard. Dov'è? Where is it? È in basso a tutto. Ah, sono già in fondo. Perfetto. A te invece diamo qualcosa che potenzia le mosse di tipo... Non lo so. Magari qualcosa che ti aiuti a sopravvivere. Questo che ti aumenta la potenza delle mosse super efficaci. Mi piace. Dusk Noir, acqua. Il suo primo Pokémon chi era? Non riesco a ricordarmelo. Chi era il tuo primo Pokémon, Barry? Non mi ricordo. Ah, giusto, Staraptor. Certamente, certo. Lo confondo subito se non è un problema. Questa volta ce la faccio. Questa volta mi curo. Deve solo fallire. Non ha fallito. Si ammazzerà da solo di questo passo. Dai, non ha fallito neanche una volta. Poi una mossa che ti fa danno. Vabbè. Sapete che io avrei pietra taglio su questo bel ragazzone qui. Ho proprio pietra taglio. Nice. Oltraggio. No, non farmi fare questa scelta. 120 di potenza, 100% di... Ah, Dragartigli. Mi dispiace, Dragartigli. Garchomp sta imparando oltraggio. Azumarill? No. Non lui. Tutto ma non lui. Ti prego, no. Io uso tossina, spero che lui non abbia usato... Eccolo là. L'ha usato. L'ha proprio usato. Sono fottuto. Ho un piano. Forse no. Fly. Fly me to the moon. Fagli tanto male. Non era quello che intendevo. Quello non è tanto male. Va bene lo stesso. Mi va bene. L'importante è che diamo l'esperienza a Charizard. Lui adesso chi manda in campo? Heracross o qualcosa del genere. Acqua usa gelo-raggio, no? Ah, Infernape. Posso buffarmi un secondo? È più veloce di me. Lui non si bufferà mai. Trolla, dai, trolla. Non ha trollato. Ma sapete che faccio? Vai, Lizard. Usa Drago Pulse. Ah, è vero, questi hanno tutti quanti pietra taglio. Ecco, smettila! Mi fai paura! Quando fai queste cose mi fai davvero tanta paura. Ok, questo è molto più credibile. Da un livello 59. Oddio.
Frost. Ah, quello che mangia la cosa per avvelenarsi. Ne vogliamo parlare, non lo so. Stone Edge, non fallire. Fanculo. Sto facendo tutto questo solamente per aumentare la... Oddio, ha fallito. Vabbè, ma userà Mega Corno e mi ucciderà. Appunto. Ma va bene così, non importa. Voglio solamente allenare Charizard con il condivido esperienza. Mi va bene. Mi va benissimo. Vai, bene, sfidiamoci ancora. Non mi sono ancora arreso. Ok, starà. Duskmoon. Vediamo quanti danni gli fa. Perché non ho ancora visto quanti danni gli fa Tono Pugno. Oh sì, quindi posso attaccare prima io? Ma vaffanculo. Dai, per una volta che avevo visto che potevo vincere. Per una volta che potevo seriamente vincere. Lui si è curato, quindi posso curarmi anch'io, no? No, non avrei potuto. Però posso sostituirlo. Un piccione, vai, lui userà zuffa, vero? No. Lei si suicida in questo modo. In grande stile, lasciandomi con pochi HP. Con un Pokémon inutilizzabile. Azumarill, che mi fa paura. Però lui userà Play Rough adesso. Userà Carineria. Lo so che lo farai. Aqua Tail va bene lo stesso. Non si è critta! Ho bisogno di qualcuno che usi salvaguardia. Ho davvero bisogno di qualcuno che usi salvaguardia. Posso ricominciare questo scontro? È troppo tardi. Se acqua riuscisse a usarlo due volte. Non ci spero neanche più. Ormai quell'attacco critta per forza. Ma fai quello che vuoi, Charizard. Attacca pure mille volte di fila. Che me ne importa? Che me ne importa se attacchi mille volte di fila? In fondo. Come fa ad essere così forte uno Azumarill? Non volevo usare danza spada. Cioè, mi sono arreso ormai. Ce l'ho pugno. Dovrei iniziare a scrivermi le mosse dei suoi Pokémon in maniera da non fare più errori. È così difficile. Il Charizard non è ancora salito di un livello. E se facessimo in questo modo? Proviamo. Vediamo quanto inciderà sulla partita questo cambio che ho fatto. Ah, si è sostituito. Ha sostituito. Ma ha sostituito. Va bene. Va bene. Gelo raggio. Ok. Infernape. Perché non mi uccida subito? Ha mancato, bene. L'ho ucciso io, bene. Quanto è cambiata la maniera in cui sta giocando? Staraptor va bene. Doppio taglio. Va bene. Acqua, ti ho mai detto che sei bellissima. Sei davvero attraente, stupendo.
Vabbè, a questo punto rimaniamo. Usiamo surf. Chiaro sta. Certo che è tante la Snorlax. E ha gli avanzi anche lui. Però se sai solo usare Body Slam, amico mio, ti hai fatto riposo, eh? Usa Body Slam, forza. No, quello non va bene, amico mio, quello non va assolutamente bene. Fidati di me, non va bene. Quante volte vuoi usarlo? Quel bastardo mi ucciderà in un solo colpo. Fatemi togliere Blissey di mezzo, prima che quello venga in mente qualcosa di stupido. Ecco, non puoi usare Body Slam su di lui. Esatto, non puoi farlo. Smettila di mangiare mentre parlo, però. Mentre io posso fare Dream Punch. Perché sei lento. Smetteresti di curarti per 2 minuti? Mi è venuta un'idea. Che ne dici se... E se ci fosse la possibilità che al posto di curarti ti faccia danno da solo? Sarebbe più interessante, no? Puoi solo curarti, non puoi fare nient'altro. Perché sei full HP? Smettila, non guarirai da solo da questo veleno. Ottimo. Non usciremo mai da questo. Oh, finalmente. Era grave. Bisognava operare per quel veleno. Eragos, fatemi controllare. Fantastico. Mi fa questo. Storm di raggio. Ma non prende danno da pietra taglio, davvero, da scruare? Sei così il tank? Vabbè, lui si confonde da solo. Cioè, lui si avvelena da solo. Ok. Che non è stato super efficace. Vabbè, non importa. Ciò che importa è che siamo a un passo così dal farcela. Quel famigerato Zumeri. Vai, Blissey. Ce la puoi fare. È il suo ultimo Pokémon. Tossina. Giusto, Aqua Tail. Avevo dimenticato di quello. Va bene, non importa. C'è tempo. C'è tempo. C'è? Ok. Posso confonderti? No, non posso confonderti. Va bene. Userò volo. Ok. Fagli un po' di danno. Ma perché? Ah, questo rovina qualsiasi cosa. Sbadiglio. Ok. Bene. Volo. Ok. Dobbiamo sperare che rimanga addormentato ora. Forza lunare. Un'altra forza lunare. È fatta finalmente. Finalmente è fatta. Quanto tempo è passato? Immagino di non essere pronto per la Lega Pokémon se perdo contro di te. Maledizione, sei forte. Diventerai più forte. No, diventerò più forte e vincerò la mia strada attraverso la Lega Pokémon. Perché io diventerò il campione. Il
l'allenatore più forte. Boom, sarà meglio che tu non perda contro nessuno prima di me. È stata un'avventura. È stata una sfida. Va bene. Abbiamo rimediato un Charizard di un livello superiore. Wow. Dovrò allenarmi off camera, mi sa. Mi sa proprio di sì. Va bene. Per ora posso chiudere la live. È stato un piacere avere la vostra compagnia. Ringrazio tutti quanti per essere stati con me. E noi ci vediamo lunedì alle 11:30. E poi sempre lunedì alle 4. Ciao a tutti.